Buonasera a tutti, io sono Bruno Aprile del Comitato Cittadino Democrazia Diretta, un comitato che opera a livello nazionale attraverso dei gruppi locali che si andranno a costituire, speriamo abbastanza velocemente, in tutti i comuni d'Italia per poter presentare, valorizzare la democrazia diretta come forma complementare e indispensabile di quella rappresentativa. Allora, prima di parlare di democrazia diretta, vediamo che cos'è la democrazia. Il concetto di base della democrazia è dato dal significato della parola stessa. Cosa significa democrazia? Democrazia è una parola composta da due parole che traggono origine dalla lingua greca e sono demos, che vuol dire popolo, e kratos, che vuol dire potere. Potere del popolo, che etimologicamente significa governo del popolo. Ora, chi ha il potere può delegarlo, ma non può perderlo. Siete d'accordo? Chi ha il potere può delegare qualcuno ad esercitarlo, ma può anche revocargli la delega se lo ritiene opportuno. Se il delegato non dimostra di fare gli interessi del sovrano, di chi ha il potere, mi sembra più che ovvio che chi gli ha delegato questo potere possa revocarglielo quando lo ritenga opportuno. Come riferimento di base per trattare la questione usiamo la Costituzione italiana. La Costituzione italiana perché? Perché la Costituzione italiana, come recita essa stessa, l'articolo 18 delle disposizioni transitorie finali, è la legge fondamentale dello Stato. Ci vuole per forza, perché in ogni cosa bisogna stabilire un punto di riferimento, un parametro, no? Se noi vogliamo, siamo milioni di individui, ognuno con qualità, doti diverse, caratteristiche e opinioni soprattutto diverse, no? Se noi vogliamo stabilire o dire quanto è lungo questo libro, abbiamo bisogno di un parametro, un punto di riferimento, quindi un'unità di misura che è il metro. Se vogliamo stabilire la quantità di un liquido dentro un contenitore, abbiamo bisogno di un parametro anche lì, quindi un'altra unità di misura che è il litro. Lo stesso per stabilire il peso di qualcosa, cioè il grammo. Per stabilire delle regole che devono andare bene per una società fatta di milioni di persone con opinioni diverse, bisogna stabilire anche lì una regola fondamentale, principale, attraverso la quale si possono poi nel corso del tempo stabilire altre regole. Questa è la Costituzione italiana. La Costituzione italiana infatti è il modello attraverso il quale il Parlamento, che è l'organo legislatore che ha il compito di fare le leggi, è un modello attraverso il quale deve appunto legiferare, fare leggi nel corso del tempo. Le leggi devono essere in armonia quindi con la Costituzione. L'articolo 134, che parla della Corte Costituzionale, evidenzia molto chiaramente questo. Le leggi devono essere in armonia con i principi costituzionali. L'articolo 18 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione recita: la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale, infatti, della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Quindi nessuno è esente dal rispettare la Costituzione italiana, nemmeno i rappresentanti e gli organi dello Stato. Allora, voi sapete che gli organi dello Stato principalmente sono tre: l'organo legislativo, che è il Parlamento, quello che ha il compito di fare le leggi; l'organo esecutivo, che è formato dai ministeri, che ha il compito di applicare le leggi fatte dal Parlamento; e l'organo giudiziario, che ha il compito di punire chi viola le leggi. Qual è l'organo principale secondo voi? Chissà.
chi se la sente di dire quali fra questi tre è il principale degli organi? È il Parlamento. Perché? Perché il Parlamento è quello che deve fare le leggi a cui tutti sono soggetti. Nessuno è esente dal rispettare le leggi. E soprattutto perché è l'unico organo di Stato i cui membri sono eletti dai cittadini. I membri del governo, i ministri, non sono eletti dai cittadini. I giudici, i magistrati non sono eletti dai cittadini. Siccome la sovranità in Italia appartiene al popolo, che la esercita, come vedremo di seguito, è ovvio che i membri eletti e scelti dai cittadini fanno parte dell'organo più importante, che è appunto il Parlamento. Quindi, stabilito che la Costituzione italiana è il parametro di riferimento ed è la legge fondamentale, vediamo che cosa stabilisce la Costituzione italiana. All'articolo 1 leggiamo che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ripeto, nelle forme, non nella forma, nell'unica forma che ci hanno insegnato, ovvero la democrazia rappresentativa attraverso dei rappresentanti eletti. Anche perché se, come abbiamo visto prima, democrazia significa potere del popolo, ogni cittadino, quindi ogni singolo componente del popolo, deve poter esercitare una parte della sua sovranità. Se la sovranità è delegata totalmente a pochi rappresentanti eletti, non si può parlare di democrazia ma di oligarchia, dove a decidere sono solo pochi. Quindi un popolo che basa la sua sovranità, il suo potere su una rappresentanza eletta e basta, cioè si limita ogni 5 anni a mettere una X su un pezzo di carta e non può fare nient'altro, non si può parlare mai di democrazia. Allora bisogna vedere se appunto la Costituzione italiana è quello che prevede, cioè se la Costituzione italiana dice che solamente attraverso dei rappresentanti eletti il popolo può essere sovrano, allora ci mettiamo il cuore in pace e migriamo altrove, se non siamo contenti di come viene esercitata la democrazia in Italia, o altrimenti vediamo cosa si può fare. Articolo 55 della Costituzione parla del Parlamento, che si compone in 2 camere, deputati e senatori, che sono esponenti dei partiti che si candidano e fanno parte dell'elettorato passivo. A livello locale, comunale, provinciale e regionale, ci sono i consiglieri. I cittadini eletti, quindi, esercitano la democrazia rappresentativa e il popolo sovrano esercita indirettamente la sua sovranità. Articolo 50 della Costituzione, questo è il primo articolo che mostra chiaramente uno strumento di democrazia diretta. Questo a prescindere da quello che ne fanno i rappresentanti eletti, questo non c'entra niente. Dobbiamo noi cercare di vedere che cosa dice la Costituzione italiana. Allora, l'articolo 50 recita: tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Allora, provate a immaginare l'Assemblea Costituente nel 1946, quando dopo il referendum popolare che ha stabilito che l'Italia doveva passare da monarchia a democrazia, questi 75 personaggi che hanno formato l'Assemblea Costituente, che cosa avrebbero introdotto a fare un articolo del genere, no? Quindi aver dato una possibilità del genere ai cittadini e elettori, se poi i cittadini eletti non ne avrebbero mai tenuto conto. Che senso ha? Ve lo siete mai chiesti? Che senso ha introdurre una cosa che poi non ha valore? Non ha nessun senso. Però è stata introdotta.
Articolo 56. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. I cittadini devono eleggere i deputati in maniera diretta, nominativamente. Devono scegliere chi andrà a sedere in Parlamento. Non deve essere qualcun altro a sceglierlo, perché altrimenti non sarebbero eletti in maniera diretta, ma indiretta, attraverso i partiti, quello che sta accadendo adesso. L'articolo 58 riguarda i senatori, quindi anche qui è come l'articolo 56. I senatori sono eletti in maniera diretta, quindi nominativamente dai cittadini. Articolo 71 della Costituzione, qui vi pregherei di prestare una certa attenzione. Perché? Perché l'articolo 71 della Costituzione riguarda l'iniziativa legislativa. Il popolo, dice, esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Allora, una legge non nasce legge. Una legge prima è un disegno di legge, una proposta di legge. L'iter legislativo lo conoscete? Una proposta di legge viene presentata a un'apposita commissione parlamentare fatta mediamente di 25 membri. Questo disegno di legge, che è fatto di tanti articoli, viene esaminato articolo per articolo da questa commissione parlamentare. I membri di questa commissione parlamentare possono emendare questo disegno di legge, possono proporre delle modifiche e discutono degli anni a volte per un disegno di legge, a forza di emendare, sospendere, discutere, rivotare, via discorrendo. Una volta che si sono messi d'accordo, votano il disegno di legge e lo trasferiscono alle Camere per il voto finale. I 945 parlamentari, 630 deputati e 315 senatori, 945, votano una legge sì o no. Non ne conoscono nemmeno la struttura, perché il disegno di legge viene discusso dalla commissione parlamentare. Adesso voi mi dovete spiegare come si può parlare di democrazia quando una legge che vale per 60 milioni di persone viene alla fine, è conosciuta e viene, diciamo, votata con cognizione di causa da 25 persone. Questa è democrazia? Comunque, 50.000 cittadini elettori possono fare la stessa cosa che fanno abitualmente i parlamentari, possono proporre al Parlamento un disegno di legge. Allora, il popolo, il sovrano, che abbiamo detto chi è? Il Parlamento o il popolo? È il popolo, benissimo. Allora, se un disegno di legge viene presentato dal popolo attraverso questo articolo della Costituzione, perché deve passare in fondo a tutti gli altri presentati dai parlamentari? Lo dice la Costituzione, dove? È una prassi che si è creata, quella che i disegni di legge di iniziativa parlamentare abbiano la precedenza. Questa prassi l'hanno scritta nei regolamenti interni delle Camere, ma i regolamenti interni delle Camere non sono la Costituzione italiana, l'hanno stabilito loro, il metodo per applicare i principi costituzionali, senza il parere dei cittadini sovrani, ovviamente. Andiamo avanti. Articolo 75 della Costituzione, altro articolo interessante, è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non si parla quando lo richiedono i parlamentari, ma è anche ovvio. L'articolo 75, il referendum abrogativo di legge ordinaria fatta dal Parlamento, è uno strumento di democrazia diretta cui è titolare il popolo principalmente. Perché? È ovvio, il popolo, essendo sovrano, deve poter esercitare un controllo sull'operato dei rappresentanti eletti. Se questi si mettono a fare leggi illegittime, leggi ad personam, leggi che tutelano lobby o minoranze anziché la popolazione, il popolo sovrano deve poter esercitare un controllo. E questo è quanto previsto dalla nostra Costituzione italiana.